coglione, parli troppo, colgione. Fottiti tua madre, coglione. Avete capito, no? Benvenuti in questo nuovissimo capitolo di Spermini alla riscossa. Siamo arrivati al capitolo 5. Ebbene sì, il format più bello di YouTube Italia, il più divertente, ammettiamolo. Ammettiamolo, su, dai. E anche oggi ritorna la rubrica dei fascistelli alla riscossa, che tendono un pochino a esagerare, però mi fanno troppo ridere. Sono i miei preferiti, veramente, me li mangerei a colazione, perché sapete, io sono un comunista, quindi mi mangio i bambini, e se sono piccoli fascistelli, sono ancora più succulenti, eh? E infatti questo individuo mi dice: un banchetto di bambini sarebbe la cosa migliore, tanto a voi altri piace mangiarli, no? E certo, a me piacciono al sangue. Leggermente crudi. Vabbè dai, si capisce che sei un comunista convinto. Povero stronzo. Creperete tutti, te, zingari africani e tutte quelle altre merde. Avete capito? Creperemo tutti, prima o poi. Capiterà? E beh, mi sembra giusto. È il percorso della vita, no? C'è un altro allergico ai comunisti che mi dice: la bandiera rossa dove l'hai lasciata? Ritirati, zecca imbecille. Zecca, fissati con questa cosa della zecca. Hashtag zecca. Anzi, hashtag Boban Zecca. Mi piace, muah. Che faccia c'hai? Hai spalle piccole e testa grande, perché? Mi infastidisci. Ho la testa un po' più grande perché ho un cervello immenso che pensa ed è carico di informazioni. A differenza di te che sei un microcefalo, perché se ti metti a scrivere c'hai, ragazzo mio, ed ecco un altro che durante le lezioni di grammatica ha saltato sicuramente il programma dell'analisi del periodo. Infatti mi scrive: che zecca che non si fa i cazzi suoi che sei. Bellissimo, anzi hashtag Boban Zecca. Signori, questo che sta per arrivare è immenso, è il migliore. Si presenta con l'immagine di Putin come profilo e mi scrive questo: il solito comunista aspirante radical chic con le views regalate da YouTube perché viene sbattuto in prima pagina a oltranza. Un raccomandato, politically correct, come tanti che spara stronzate, insomma, un coacervo. Coacervo? Che cazzo significa coacervo? Ok, vabbè, un coacervo di banalità da leccaculo rancoroso. Mamma mia, incazzato. Tra te e la diva del tubo... Ma cosa? Mi sembra quasi più profonda la stracciona del tubo. Fai pena. Ok, grazie mille. Io ti ringrazio per questo commento immenso. Cioè, veramente, mi hai migliorato la giornata. Poi, complimenti, il solito comunista, e poi metti la foto di Putin. Sappiamo da dove arriva, anche lui, ok? Complimenti. Bravissimo, se veramente sei molto informato. Però complimenti soprattutto per il termine coacervo, che dopo lo andrò a cercare. Che bellissimo, coacervo. La cosa bella degli spermini e dei loro commenti è che bisogna interpretarli così come sono, praticamente come vengono presentati. Cercare di non modificare oppure migliorare la loro grammatica oppure rielaborare il loro pensiero, ma cercare di capire quello che c'è scritto. Come in questo caso qua. Per me sono più coglioni quelli che perdono tempo a criticare FB che FB che pubblica coglionate. Infatti basta non aprire e guardare FB, problema risolto. Ma grazie mille. No, io voglio ringraziare questo personaggio che è riuscito a risolvere il dilemma del secolo. Non aprire FB per vedere tutte le coglionate di FB pubblicate da altri coglioni che stanno su FB, almeno quelli che poi fanno dei video parlando di questi coglioni che provengono da FB, non possono guardare tutte le coglionate provenienti da FB. Basta. E poi, in difesa del grandissimo Erfaina, conosciuto come anche Ercorriere, Ermessia oppure Ermerdina, arriva questo piccolo qua. Guarda che il Faina ha ragione e fa bene, e se non ti va di ascoltarlo, non lo ho. Apri il video. Capite? Non lo... cioè, io apro il video, nel senso che, ragazzi, è talmente difficile da interpretare questa frase che è troppo scorretta. Si vede che segui il Faina, capite? Cioè, ignorante come te. Complimenti. Continua a seguirlo perché continuerai a imparare tante cose, come la grammatica italiana.
good job. Qua ci troviamo di fronte ad un dilemma non esistenziale, ma generazionale. Sei solo un vecchio e non sei a contatto con la società e la cultura dei giovani. Ebbene sì, io sono un vecchio. Un vecchio di 30 anni, quasi 30 anni, però sono un vecchio. Dovete sapere, quando io avevo 15 anni ero sempre vecchio. Io sono nato vecchio. Capite? Io non riuscirò mai a capire la società dei giovani. Ma poi, che cos'è la società dei giovani? È una società che si autosostiene? Si autogestisce? Ha una politica tutta sua? Ha un governo tutto suo? Sicuramente. È gestita solamente da ventenni? Sicuramente. Ne sono sicuro. E noi, vecchi di merda, non riusciremo mai a capire. Ok? E io in questo momento mi sento lontano anni luce da questo mondo. Mi sento molto triste. Io un giorno ci scriverò un libro e scrivere tutte le mie memorie all'interno di questo manuale, dove cercherò di trasferire il mio concetto di ignoranza e vecchiaggine allo stesso tempo. Io sono una sorta di nonno Simpson. Non capire la cultura dei giovani. Sicuramente questo è un fanatico della canzone di Vorrei il cornetto in quel posto, infatti mi scrive: prima vi comprate gli esami, chi? Permettete di venderli e poi sei bravo a denigrare un profeta, sparati. Ma che cazzo vuol dire? No, veramente, hai mischiato mille cose. Penso che l'unica cosa che hai capito di quella canzone è questa cosa qua, anche perché non penso che ci sia un messaggio più ampio che riesce a mandare quella canzone di merda, ok? Scritta da FedEx, posta veloce, e J-Ax, lo zio, no, lo zio, che c'hai 50 anni, minchia, ma smettila, vai a casa, mi hai rotto i coglioni anche tu, che cazzo. Gelosetto. Tornando sempre con Lo vorrei in quel posto, abbiamo: poi tu, come il mio prof di musica, siete solo gelosi della popolarità di questi autori. No, non dirmi che il tuo professore di musica, che sicuramente ha studiato il conservatorio e ne sa più di me e te messi assieme, ne saprà sicuramente più di J-Ax e Fedez. Avrà criticato la canzone di Vorrei ma non posto. Ci mancherebbe. Come ogni professore di musica, gli farai ascoltare una canzone del cazzo e lui ti dirà: sai cosa? È una canzone del cazzo. Cerca di ascoltare il tuo professore, che farai tanta strada e avrai, diciamo, un'informazione in più che ti aiuterà a crescere. Ok? Complimenti al tuo professore, perché lo stimo già prima ancora di averlo conosciuto. La canzone è bellissima e tu sei del 1530. È vero. Io sono nato in quel periodo, nel 1512 più o meno, in Macedonia sempre, e ho vissuto un periodo bruttissimo, l'invasione dell'impero ottomano. Abbiamo combattuto, abbiamo cercato di scacciarli, ma non ci siamo riusciti. Siamo stati sotto il loro dominio per quasi 500 anni. Una bruttissima esperienza. Io sono un Highlander, ho fatto battaglie immense contro i turchi. Ho sconfitto il grandissimo Solimano nel 1566, quindi portami rispetto, piccolo Tarzanello. E con questo commento io chiudo questo quinto capitolo di Spermina alla riscossa. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo di passare su tutti i miei contatti social per vedere tutte le news, per capire cosa faccio durante le mie bellissime giornate. Un cazzo. Comunque, sappiatelo, ecco. Niente, io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta, ci vediamo al prossimo capitolo di Spermina alla riscossa e ciao!